Buongiorno, sposto un attimo l'inquadratura perché eccoci. No, vabbè, allora, vedo già dei motta out. Ragazzi, poi i giornalisti sono quelli che danno i giudizi affrettati, sono gli schizofrenici, sono quelli che non pensano prima di dire, di scrivere, eccetera. Adesso io non sto dando lo schizofrenico a nessuno, sia chiaro. Però già vedere dei motta out. Mi sembrerebbe abbastanza boh, non so come definirlo, cioè leggermente esagerato, insomma, ecco. Posso in parte condividere, ma è un dato di fatto, che si dica qualcuno abbia già detto, ecco, se l'avesse persa Allegri una partita così sarebbe scatenato il finimondo, probabilmente sì, però ragazzi, cioè veramente è la prima partita. È una squadra rimaneggiata, è una squadra che ha lavorato parecchio, in maniera intensa, e della quale Thiago Motta ha detto sono molto soddisfatto per come si è lavorato. Certamente per la partita non può essere soddisfatto, ma se un allenatore è soddisfatto per il lavoro che si è svolto, perché ha visto che c'è stata messa intensità, c'è stato messo impegno, c'è stata messa voglia di mettersi in luce, perché oltretutto ragazzi, voi pensate una cosa, quando arriva un allenatore nuovo, è ovvio che magari chi ha avuto anche meno chance nelle annate precedenti, chi ha paura di perdere il posto che aveva nelle annate precedenti, ci mette sempre qualcosa in più, no? Quindi da questo punto di vista, se Thiago Motta si dice soddisfatto del lavoro svolto da quando lui allena, ok, significa, cioè dal 10 di luglio, significa che le prospettive sono buone. Poi, venendo all'analisi della partita, l'ho detto anche Thiago Motta, male il primo tempo, la squadra non aveva preso le misure, non è riuscita ad imporsi. Nel secondo tempo qualcosa di meglio si è visto sul piano del possesso palla, ma è mancata la lucidità del passaggio, dello smarcamento, eccetera. Poi chiaramente in difesa, sì, ci sono state delle sbavature, anzi dei buchi piuttosto evidenti. Tra l'altro lui ha scoperto di avere un quarto portiere in organico come Timothy Weah, che ha fatto quella parata strepitosa sul finale di partita. Onestamente, vabbè, il VAR non c'era, probabilmente, credo, spero, ecco, no, ma non c'era. Però non vedere una parata del genere di un giocatore mi sembra abbastanza una pecca, insomma, di vista abbastanza chiara e macroscopica, diciamo, da parte dell'arbitro. Poi naturalmente c'è qualcuno che già ci ha ricamato sopra, ma sono quelli che appunto scrivono che adesso tutte le squadre vanno in soccorso a Madama per farle vedere. Se gli altri vendono i giocatori sono bravi, se la Juve vende i giocatori è perché gli altri le vanno in soccorso. X, che non vuol dire pareggio, X. E le altre li vanno in soccorso, capite? Come si stravolge un po', no? Il modo di vedere le cose, di pensarle, quando c'è di mezzo Juve, sarà perché forse c'è un po' di rabbia da parte di gente di X, che c'è un po' di rabbia per il fatto A, che la Juve non giochi in Serie D quest'anno, perché sarebbe stata promossa in Serie D quest'anno, probabilmente vincendo il campionato di eccellenza, credo, non lo so. Due, perché appunto i dirigenti non sono stati fucilati sulla pubblica piazza, perché moralmente, non con le pallottole vere, ci mancherebbe, moralmente, ecco, e quindi c'è un po' di... E tre, perché appunto la Juve sta allestendo o sta cercando di aprire un nuovo ciclo, e quando la Juve apre un ciclo dà molto fastidio, perché normalmente i cicli della Juve sono un tantino superiori a quelli che aprono gli altri, ecco, o comunque hanno delle caratteristiche tali da poter portare, non è diciamo una prova scientifica, quello che sto dicendo non è una prova scientifica, però sono stati diversi i cicli di vittorie che ha aperto la Juve, si parla di quei 2 o 3 anni di trofei consecutivi, lasciamo stare quello dei 9, che è una roba irripetibile, credo, nella storia del calcio italiano. E Thiago Motta ha denunciato proprio questa cosa, ossia,
buon possesso palla, ma mancanza di lucidità, perché l'idea di Thiago Motta è quella di una Juventus sempre, tra virgolette, padrona del gioco, in grado sempre di dettare, o quantomeno provare a dettare la manovra, perché poi insomma, gli avversari ci sono, non è che fanno lo sparo in parte, magari secondo quelli di X sì, però ci sono gli avversari che ovviamente hanno i loro sistemi di gioco, le loro tattiche, le loro contromosse, eccetera. Però l'idea è quella di portarla a questi livelli. Quando ci sarà lucidità, ma soprattutto quando arriveranno dei giocatori importanti come i tre brasiliani, come il Diz, come un movimento che verrà fatto sicuramente a centrocampo e un altro che verrà fatto in attacco, perché la squadra ovviamente non è al completo, allora è chiaro che si potranno trarre altre conclusioni. Se poi a novembre la Juve perde 3-0 contro una neopromossa e si trova in terza, quarta o quinta posizione, allora chiaramente bisogna cominciare a ragionare in maniera diversa. Ma non credo che sia questo il caso della Juve di Thiago Motta di quest'anno. Allora, sempre stand by il discorso di Todibo. Mentre a quanto pare adesso la Juve è pronta a formulare, a proposito di coloro che devono arrivare alla Juventus, la Juve è pronta a formulare un'offerta ufficiale per Teun Gomez. Però la intenzione manifestata dalla Juve in questo caso, o quantomeno le indiscrezioni, dicono che la Juve provi a formulare un'offerta che non vada oltre i 45 milioni. Non si capisce se 45 milioni di, diciamo, cash più un giovane, non lo so, comunque più qualcuno, un conguaglio, ecco, giocatori per arrivare a quota 60, o se questa prima offerta di 45 milioni serva per sondare, come si dice in questi casi, il terreno, cercare di capire se l'Atalanta è un interlocutore malleabile o se invece non c'è niente da fare, bisogna necessariamente alzare l'offerta. Questo è l'intendimento della società. È chiaro che adesso non è che la Juve dice adesso pubblicamente, dice allora noi abbiamo fatto un'offerta, oppure la faremo quando si riaprono le borse lunedì, faremo un'offerta per Teun Gomez. No, si verrà a sapere se questa offerta è stata fatta, soprattutto si verrà a sapere quale sarà la risposta da parte dell'Atalanta, anche se le prime due risposte in maniera abbastanza netta dicono di no, ma ripeto, fanno parte delle schermaglie, fanno parte del gioco, anche perché Teun Gomez ha già un accordo con la Juve di 4 milioni e mezzo. Questo non significa che certamente, Teun Gomez sarà un giocatore della Juve, ma significa che la Juve, fino in fondo, meglio, fino alla fine, tenterà di prendere il giocatore olandese e poi a ore dovrebbe essere annunciato alla Roma. Io penso lunedì, anche in questo caso. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale e ci vediamo questa sera. È sabato, no? Sì, sono un po' rincoglionito. Ecco, qui doppio, sì, quindi doppio video. Ciao, a stasera.